Cominciamo a parlare un po' di stucchi. I stucchi ce ne sono di vario tipo. Quello che vi posso dire è che i stucchi da cartongesso sono ottimi anche per la muratura. I rasanti e i stucchi da muratura non vanno bene sul cartongesso perché, come avevo detto, sono parete che si muove, elastiche, hanno bisogno di stucchi di elastici. Quelli da muratura sono troppo rigidi, perciò rischiano di non attaccare, cioè base calce, perciò non attacca sul cartone e tendono a lesionarsi, a screpolarsi. Poi in giro trovo gente, ma a me va bene, ho sempre lavorato così, figuriamoci, a casa mia non te ce faccio entrare. Perciò questo è un po'. Poi ci sono stucchi da 30 minuti, quelli da un'ora, quelli da due ore, come tempi di lavorabilità. E poi ci sono anche stucchi in polvere, stucchi in pasta. Generalmente quello che va di più è lo stucco in polvere, perché lo stucco in pasta che cosa c'ha? C'ha che si indurisce asciugandosi. D'estate può andare bene, d'inverno magari se dobbiamo sbrigarci non è tanto, perché magari ci vanno 24 ore. Poi se il cantiere è enorme, conviene magari anche, io parlo di me, preferisco i stucchi in pasta perché non impasto. E c'è già pronto. E non perdo tempo a andare a prendere l'acqua, a spolverare lo stucco, aspettare 3-5 minuti che lo, diciamo che la polvere sia, perché bisogna anche aspettare. Sì, si deve idratare. Impastare, non ci ho sfrito perché non mi si indurisce, invece questo c'ha mezz'ora di tempo, 25 di lavorabilità. E se non mi sbrigo è quello che butto. Poi vai a lavare il secchio, perché i secchi poi vanno sempre puliti. Perché se no, se c'è un residuo di stucco, mi va ad accelerare dopo il secondo impasto. Lievito male. E ci sono tipologie di rasatura. C'è una normativa che mi parla di Q1, Q2, Q3, Q4. Sono i gradi di qualità di stuccatura. Allora, Q1, mettere il nastro con la mano sopra, grossolano. Si può fare giusto per chiudere i giunti, se il boss sopra ci farà delle matte o un rivestimento. Q2 sono quello che vedete tradizionale nei cantieri, lo stucco dei giunti e le viti stuccato planare alla superficie, e vedete tutto a posto. Q3 invece è la rasatura totale su tutta la superficie, vedete tutto e ciò si sbianca. E già il Q3 cosa mi crea? La differenza tra di assorbimento della tinta, perché si riesce a notare che se noi tinteggiamo soltanto con il Q2, con le fasce, notiamo che poi a controluce vediamo il lucido sulle lastre e l'opaco sui giunti, e questo poi dice, ma si vedono i giunti? No, si vede la differenza di assorbimento della tinta. Allora, per avere un assorbimento omogeneo su tutta la superficie si fa il Q3, la rasatura totale. Q4 è la camicia di stucco, stucca spessore. Questi sono i gradi di finitura della superficie. Poi ci sono i nastri. I nastri ne abbiamo tre tipi. Il più venduto, quello che viene dopo e quello che viene dopo. Il migliore di uso della stuccatura è questo. Questo è il meglio, questo viene dopo e questo è il peggiore. Casualità. Vabbè, quella la classica retina. Che è la peggiore. La peggiore, certo. È la peggiore. Perché te la porti appresso anche con lo stucco. Che cosa fa la retina? Allora, la retina ha della colla. A cosa serve la colla sulla retina? Ti vorrebbe servire per mantenere adesso quando la... No, serve per non far srotolare la rotola. Perché se io prendo la carta e mi si srotola, io poi lo posso riavvolgere. Se mi si srotola la rete è come il filo da pesca, messo in freccia e poi devo tagliare e buttarlo. Questo serve la colla sulla retina. Però uno non te lo spiega, ti arriva sul mercato, cosa fanno? Prendono la retina, si prende e si incolla. Oh, guarda che bello, questa è un'ottima colla questa. Spettacolare. Perciò quando lavoravo da ragazzo e volevo farmi lavoretti per conto mio, o impari con un lavoro, perché non è che dici, vabbè, ti faccio il montaggio, la stuccatura chiama qualcun altro, perché devi montare questo e questo ci vuole un po' di manualità. Poi è nato questa, ho fatto le scuole,
questo problema è che non si riesce a fare d'angolo perché non si riesce a piegare. E poi vengono usate in casi particolari. Questo è quello poroso, sarebbe? No, 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 è fibra di vetro. Ah, fibra di vetro. Questa, diciamo, per usare questo bisogna avere uno stucco morbido, se abbiamo uno stucco denso ci si strappa e ce lo portiamo dietro. Comunque, più, diciamo, quello che ti dà maggior garanzia è questo, il nastro in carta. Perché? Perché noi stendiamo un letto di stucco, appoggiamo la carta su, sopra lo stucco, lo e poi davanti c'è una leccatura di stucco, perciò lo stucco, il nastro è armato all'interno e se quando ci sono movimenti, datazione termica, sollecitazione, nei giunti ha maggiore tenuta. Se quando vedete nei cantieri vedete delle fessurazioni nei soffitti, la rete è quello che ha fatto croc lo stucco. Poi se noi andiamo a fare il taglio, guardate, la rete è intatta, è intera, è lo stucco che ha fatto croc, perché non è armata, la rete sta sotto, tutto lo stucco sopra e non la può. Perché diciamo fa le bolle. No, la carta non fa le bolle, siamo noi che gli facciamo fare la bolla alla carta. Perché? Perché o non abbiamo steso bene lo stucco, o abbiamo premuto forte, così che gli abbiamo fatto scappare via lo stucco da dietro, perciò l'abbiamo pulito e non c'è più l'adesione. Un altro fattore qual è? È l'errore di posa in opera di questa carta. Perché abituate a usare la rete, che tu la rete me la incolli in questo modo, vedete? Cosa fanno? Mettono una carta e la incollano in questo modo, che è il modo sbagliato, la carta si incolla al contrario. C'è la parte liscia allora? La parte ruvida contro il muro. Se non riuscite a capire la parte ruvida o liscia come me, che mi devo mettere gli occhiali, riuscite a vedere come si piega la carta, la vedete? Che c'è il verso di piegatura. Questa piegatura va messa nell'angolo, perciò nello stesso verso va messo sul giunto e questo è il modo corretto di applicazione della carta. Stabilito questo, diciamo, l'utilizzo del nastro, ovviamente la rete la leviamo perché ve l'ho spiegata che non va usata, no, o non va usata ma non va consigliata. Poi ognuno fa quello che gli pare, ma voi come formatore, la migliore stuccatura si fa con nastro in carta. La retina, no. La fibra di vetro la usano perché è più semplice e fa meno bolla d'aria, diciamo, essendo sottile. Soltanto devi avere uno stucco morbido, perché se è uno stucco un po' denso ci si strappa. Allora ci sono persone che dicono: no, ma io preferisco usare la fibra di vetro. Benissimo, è meglio della rete, però è inferiore ancora alla carta. È inferiore alla carta. Nel senso che sono anni ormai che cerchiamo di predicare l'utilizzo della carta, perché in qualche modo, insomma, il mercato, per una questione di tempistiche, velocità o semplicità di utilizzo, in qualche modo è migrato verso la retina fibra poliestere. Quello che vorrei farvi, su cui vorrei farvi riflettere, è che a prescindere lo dica Roberto, Carlo, chiunque sia, le lastre in cartongesso sono fatte di carta e gesso, per cui l'idea di unire un giunto legandolo con carta e gesso sembra la cosa più ovvia. Fra quei due materiali, né la fibra di vetro né la fibra poliestere, in qualche modo sembra che possano fare qualcosa. Quello che mentalmente porta le persone a pensare che la retina dia resistenza al giunto viene in qualche modo trasportato mentalmente dal discorso legato alle reti elettrosaldate all'interno dei getti, oppure alle retine che servono per cappotto. Però in quel caso stiamo parlando di materiali a base cemento, per cui in qualche modo la fibra di poliestere all'interno di un materiale a base cemento gli dà quell'elasticità, quel modello elastico, come direbbero quelli bravi, che gli permette di evitare crepe. Nel caso del gesso, il gesso si lega perfettamente alla carta, ve l'ho detto prima, cioè basta provare a tirare un lembo del rivestimento della lastra per capire quanto sia solido questo legame, per cui in qualche modo questo è un palliativo, è un qualcosa che è più visivamente utile di quanto sia realmente, di quanto acquisisca, di quanto faccia acquisire maggiore resistenza al giunto. La carta, da questo punto di vista, anche se non volete
credere a quello che dico, se provate a tirare in questo verso, capite la resistenza meccanica che dà al giunto. Si lega perfettamente sul lato sinistro del giunto, si lega perfettamente sul lato destro del giunto, per cui in qualche modo il giunto diventa più resistente meccanicamente, dà continuità di resistenza alle due lastre. Questa in qualche modo previene problematiche legate all'uso della carta, perché? Perché essendo forata, essendo adesiva, dà quella sensazione come se in qualche modo legasse già le due lastre per via dell'adesività della rete, ma quella non fa altro che impermeabilizzare quelle zone su cui aderisce la colla, cioè lì la carta in qualche modo viene impermeabilizzata dalla colla della retina, per cui lo stucco non ha modo di arrivare sulla carta, per cui non ha modo di legarsi lì dove è incollato la rete, per cui in qualche modo è come se si mettesse in condizione giunto di rompere lungo la linea tratteggiata. Uno se toglie la retina una volta, non c'è niente, no? Esatto, per cui diciamo che la regola giusta è questa, la regola sempre più diffusa ma sbagliata è quest'altra. Il feltro viene usato da quelli che contemplano la quasi inutilità della retina ma riconoscono le difficoltà di utilizzo della carta, perché la carta in qualche modo prevede uno stucco leggermente più lento del solito, in maniera che deve bagnare la carta, cioè la carta deve essere comunque bagnata dallo stucco per poter legarsi allo stucco, per cui quello stucco leggermente più lento in qualche modo crea problemi, perché se uno fa pressione sulla carta toglie lo stucco da dietro e si creano le bolle d'aria. Perché? Perché non c'è più l'adesivo tra carta e carta, e l'adesivo in questione è lo stucco, per cui uno non dovrebbe lasciare uno spessore di stucco che una volta che perde l'acqua, che comunque va in asciugatura, comunque fa in modo che la carta si avvicina alla giuntura ed è meno spessa dalla retina, per cui soprattutto nei giunti di destra, lì dove non c'è diciamo l'invaso, dove c'è il ribassamento, la stuccatura diventa qualcosa che va a rilievo rispetto alla planarità del soffitto o della parete, per cui costringe ad allargare le fasce di stuccatura per cercare di compensare questa cosa. La carta è più sottile, per cui riduce ulteriormente anche il problema sui giunti di testa, lì dove non c'è ribassamento. Il feltro è l'ibrido, il feltro è permeabile, per cui in qualche modo permette allo stucco di bagnarlo, permette quantomeno alle due superfici della lastra di essere a contatto con lo stucco sistematico, però prevede anche il passaggio di stucco prima di poter mettere il feltro, perché non è adesivo. Per cui diciamo che esatto, a quel punto cioè, si è arrivato talmente vicino alla verità che conviene usare la carta. Questo deve essere usato lì dove ci sono indicazioni legate all'utilizzo di materiali per pareti antincendio, perché effettivamente è un feltro in fibra di vetro ignifugo, per cui è carino usare gli accessori lì dove vengono contemplati per esigenza tecnica. Diciamo che in qualche modo la regola indiscutibile è quella che devi permettere alla carta di venire a contatto con lo stucco per evitare le bolle. Non è tanto per evitare le bolle, è che se sovrapponi più strati di stucco è innegabile che la parte inferiore non può tirar fuori l'acqua velocemente come potrebbe farlo se invece tu fai il serraggio della carta, metti lo stucco all'interno del giunto, posizioni la carta, tagli le strisce di carta in funzione dell'altezza della parete che stai facendo, per cui se è una parete da 3 metri saranno X fasce da 3 metri di carta che uno prepara da una parte, fa lo stucco, un pochino più lento non vuol dire stucco, tanto è molto adesivo, adesso lo vediamo, no? Per cui semplicemente riempire le zone che vanno stuccate di stucco, poggiare la carta, con la spatola, con l'americana si fa aderire la carta allo stucco in maniera uniforme, che non vuol dire acciaccare. Nel caso del giunto ribassato c'è meno rischio, perché ci sono i bordi che hanno lo spessore di 12 mm e mezzo che ti consentono di dosare questa pressione, ma la spatola d'acciaio comunque è flessibile, per cui se uno spinge tende a togliere lo stucco da dietro, per cui va semplicemente fatta aderire. Se gli si dà il tempo di asciugare un pochino a quello stucco, poi ci si ripassa sopra e si copre completamente la carta. In quel caso hai ripristinato tecnicamente gli stessi materiali, per cui il giunto diventa sempre meno un punto debole del sistema. Il feltro ha un verso di
No, il feltro è semplicemente un feltro in velovetro che deve essere, tra virgolette, commercializzato, perché in commercio ci sono lastre ignifughe che non hanno una superficie in carta ma hanno una superficie in velovetro, per cui sempre per poter utilizzare materiali compatibili anche che abbiano le stesse caratteristiche, diciamo, della lastra, gesso, fibra di vetro, stuccatura ad aggiunto, gesso, fibra di vetro. Quando si piega la retina per fare gli angoli, qualora si usi la retina, inevitabilmente rimane abbastanza rotondo l'angolo per una questione di resistenza meccanica da parte della fibra di vetro. Se poi uno con la spatola va a spingere la retina con lo stucco sopra, generalmente la taglia, per cui insomma parte direttamente armando un giunto con qualcosa di sbagliato e spaccato, per cui giustamente lo stai mettendo a livello visivo, cioè stai facendo una cosa più per far vedere a chi ti sta guardando che lo stai facendo che non per fare qualcosa di utile. Uno, un posatore bravo, si può permettere l'uso pure di stucca con la retina, perché giustamente non avrà mai quella sollecitazione, quel giunto tale da evidenziare il problema della rete, perché tutto il resto, le strutture non sono bloccate, hai permesso comunque l'elasticità del movimento delle strutture, la dilatazione e quant'altro, quel problema al giunto non uscirà mai, anche se è stuccato con la retina. Cioè diventa un'opportunità per chi sa montare bene e magari non gli piace perdere troppo tempo alla stuccatura, perché la carta comporta comunque un minimo di tempo in più, non si può fossilizzare semplicemente sul problema retina. Prendete in considerazione che i montanti non vanno fissati alle guide, che i montanti devono essere un pochino più corti, che i tiranti vanno messi in una maniera adatta, che vengono rispettate lo sfalsamento dei pannelli quando si monta. A quel punto, se tu non ci metti nulla, il giunto non si spacca. Non se ci metti se non ci metti nulla, il giunto non si spacca. Ci sono anche questi sistemi che tu puoi stuccare con uno stucco senza rete, non si spacca, ma devi avere, cambiare il modo di creare i presupposti. Ok, i presupposti devi togliere la mentalità italiana. Quello che dico sempre alla fine, signore, la carta è un ottimo sistema di stuccatore garantito, ma non fa miracoli. Noi facciamo tutta una stuccatura con la carta per una parete lunga 40 metri e non creiamo un giunto di dilatazione. Io ho visto in alcuni casi, pochi però alcuni, le lastre spaccarsi, rotte le lastre. Perché si arriva a tensioni talmente forti che effettivamente la lastra cede, perché stiamo parlando comunque di un fodero di carta con all'interno un cuore di gesso. Non puoi pensare che quella possa tenere uniti il movimento delle due strutture separate magari da un giunto a terra. Gli stucchi... Ci sono diverse tipologie di stucco, ma non tutti quanti quelli comunque prodotti per essere utilizzati su lastre in carton gesso hanno delle caratteristiche comuni, perché sono fatte fondamentalmente a base di gesso, additivati con resine o quant'altro, gli permette dei ritardanti in alcuni casi, degli acceleranti in altri casi, perché per ovviare a quelle che sono tra virgolette le richieste del lavoro in oggetto, del momento in cui sta lavorando. Sta facendo un lavoro particolarmente piccolo che ti richiede il tempo di una giornata, tu ti devi mettere in condizione di scegliere lo stucco adatto e ti permetta di fare il lavoro e all'interno della giornata andare via e lasciare il lavoro tra virgolette finito, che intendo? Significa ripristinare planarità fra i due pannelli qualora si sia fatta una parete o un soffitto. Perché? Perché comunque sia gli incavi di cui sono provviste le lastre devono essere riempite, comunque che si voglia stuccare con la rete, col feltro, con la carta, comunque lo stucco ha un minimo di ritiro dovuto alla perdita dell'acqua, per cui le due mani. I produttori in qualche modo mettono le indicazioni sui sacchetti, leggiamo sempre meno, più o meno mezzo litro d'acqua ogni chilogrammo di stucco nel caso di questo stucco qui, però insomma non è che uno deve andare lì a misurare perfettamente l'acqua. C'è un sistema che viene comunemente usato dai posatori, che è quello di mettere acqua pulita, evitare di utilizzare recipienti dove sono stati impastati altri materiali, perché sono prodotti molto chimici, per cui la presenza di eventuali residui di altri materiali tendono a far modificare quello che sarà poi il risultato del prodotto da preparare, per cui acqua pulita, acqua che non abbia temperature esagerate o ghiaccia, non è che uno debba misurare la temperatura, però insomma stiamo parlando dei prodotti che vanno miscelati con normali quantità d'acqua a temperature normali.
il metodo più comune per la preparazione dello stucco è quello di spolverare lo stucco prendendo le manciate di stucco sulla superficie dell'acqua, e la quantità di stucco di polvere da utilizzare generalmente è quella che prevede l'arrivo al pelo dell'acqua del recipiente. Uno, la quantità di stucco che deve preparare ogni volta è in funzione della tipologia di lavoro che deve fare. Non sono prodotti che possono tornare in soluzione, per cui lo stucco una volta preparato, e se comincia a far presa il gesso, non c'è modo di farlo tornare in condizioni di lavorabilità, per cui si prepara lo stucco nelle quantità che servono, ma non si riporta in condizione di essere più liquido aggiungendo acqua. Sono materiali banali, ma sono comunque materiali particolarmente tecnici, per cui non pensiamo di modificare i comportamenti del materiale aggiungendo, come spesso succede, altre sostanze all'interno. C'è gente che magari aggiunge gesso scagliola per diminuire il tempo di presa, cioè vai a modificare un prodotto che non avrà più quelle caratteristiche per cui è stato prodotto. Se uno ha necessità e ha tempi di lavorazione un pochino più lunghi, basta che prenda uno stucco che permetta tempi di lavorabilità più lunghi. Sono materiali che comunque hanno subito dei trattamenti e che hanno necessità anche di tempistiche di preparazione. Quando viene disidratato il gesso, comunque viene sbilanciato, per cui a contatto con l'acqua deve riprendere quell'acqua che gli è stata tolta meccanicamente con azioni meccaniche come la cottura, per cui la fretta in alcuni casi è un problema, cioè non permette al prodotto di essere tra virgolette quello che dovrebbe essere, per cui il gesso ha necessità di riprendersi la sua acqua. Si può impastare manualmente, come sto per fare io, spolverando il gesso sulla superficie dell'acqua, permettendo al gesso di riassorbire l'acqua e non formare grumi, per cui, e poi girarlo con una cazzuola, con una spatola, oppure utilizzare dei miscelatori. I miscelatori però sono miscelatori, non sono trapani sulla cui punta viene montata una frusta, perché il trapano ha altre prerogative di utilizzo, per cui ha un numero di giri che non è un numero di giri buono per impastare prodotti tipo lo stucco per cartongesso. In genere i miscelatori che vengono contemplati come buoni per impastare gli stucchi a base gesso non devono girare sopra gli 800 giri al minuto. Per cui contemplate anche questo, non si accelera la preparazione del prodotto andando a 2000 giri al minuto, si sfibra il prodotto, si strappano le resine. Sono materiali particolarmente soggetti ad assorbire umidità, per cui è indubbio che se per prepararlo bisogna metterci l'acqua, per non prepararlo bisogna tenerlo lontano dall'acqua e da tutto ciò che somiglia acqua, anche sotto forma di umidità, per cui mettere qualcosa sotto qualora sia stoccato in cantiere, evitare che insomma stia a contatto con pavimentazioni più o meno umide, il prodotto che vorresti utilizzare. Poi quando si gira con qualche frusta particolarmente veloce, quando non si usano diciamo i miscelatori, si ingloba anche aria all'interno dell'impasto, cioè l'aria viene portata all'interno dell'impasto che, essendo denso, non essendo liquido, rimane all'interno. Un momento che uno comincia ad adoperarlo, si trova una situazione in cui avviene una forma di butterazione dei piccoli crateri, che non è altra che aria che è rimasta inglobata nell'impasto, non ha l'opportunità di uscire, per cui una volta che uno stende con la spatola, cioè evidenzia tutte le problematiche legate alla cattiva preparazione. Vedete come è una questione prettamente di tempo. Ci mandavamo le scatole. Una cosa importante: non miscelare le polveri né della stessa ditta, tantomeno di una ditta con l'altra, che non è niente uguale, neanche della stessa ditta i stucchi sono uguali, perché se ci sono due nomi, due prodotti, vuol dire che sono due prodotti distintamente separati, hanno dei nomi diversi. Diciamo che è molto adesivo, per cui anche se è lento difficilmente insomma ti permette di, cioè ti dà fastidio l'utilizzo, però poco più duro. Sì, no, adesso lascio pure un attimino. Allora, il discorso della carta è che giustamente va tagliata in funzione di quelle che sono le lunghezze delle fasce che ci occorrono. Una volta tagliata, se è una parete, una parte poi rimarrà da farne tante altre uguali. Il verso di utilizzo, l'ha detto prima Roberto, generalmente ci sono le scritte
e comunque è un pochino più ruvida la parte quella interna, quella che va a contatto con lo stucco e il giunto. Se vedete in controluce ci sono dei fori che permettono al vapore acqueo di poter uscire, per cui insomma rendono più permeabile che mai la carta. E il discorso quello legato alle bolle è che se sotto spingo troppo la carta sopra lo stucco, tolgo lo stucco, per cui non rimane diciamo un adesivo che permetta alle due carte di essere tenute insieme, e qui è normale che si creano delle bolle. Allora, sempre uguale, diciamo che la densità di lavorabilità è la stessa. Quello che può succedere è che dov'è il giravite? Riempito il giunto, si posiziona la carta, si centra. Scusate, rispetto. L'avete usato con la spatola, si esercita quella leggera pressione che serve per mandare a contatto la carta con lo stucco, senza esagerare, in maniera che lo stucco rimane dietro. Sembra che in alcuni casi i lembi della carta non siano a contatto con lo stucco, ma piano piano lo stucco, soprattutto se è un pochino lento come adesso, se la porta, se la chiama. Cosa mi fa? Ma nessun problema. Quando vedi la vite sta fuori. Già ci sono i due tre le vite che volevano raddoppiare la lastra. Ho dovuto riavvitare la prima. Allora, questo nastro, no, dobbiamo stare attenti a metterlo. Prima cosa, è più delicato. E la superficie deve essere proprio squadrata perfettamente. Questo invece, se noi non abbiamo, che non è messo bene, ci copre, essendo acciaio, è più meno delicato. Questo lo dobbiamo inserirlo. Io schiaccio sull'acciaio. E poi vado a schiacciare l'aletta che mi sporge, non vado a premere qui sopra, schiaccio soltanto quel pelo, quella carta, lo vedete qui adesso. Solo la parte superiore dell'aletta. Sappiamo una cosa, che queste carte, se ci passate troppe volte sopra, si strappano. Sì, si strappano. Idem, qui gli faccio sempre lo stesso lavoro. Io voglio devi abitare con lo stucco? Con lo stucco, sì, si può anche avvitare, ma dobbiamo stare attenti che quando mettiamo la vite di non tirarlo, sì, perché si rifregge. Quando abbiamo una veletta grande, lunga, vedo, allora va messa a modo, allora ce l'aggiustiamo. Però le viti, vedete, quando arriviamo, perché la vite è piccola e poi è conica, se non la mettiamo perfettamente mi fa questo lavoro, me lo gira. Se me lo gira, che succede? Che sporge più questo che questo angolo. Quando vado a stuccare mi vedo questa lamiera fuori, perciò la stuccatura non è delle migliori. Posso garantire che se noi lo incolliamo a livello di tenuta è superiore, perché diciamo lo stucco è ambedue, cioè l'ha messo tipo panino. Invece se noi lo appoggiamo e stucchiamo, abbiamo lo stucco che è soltanto nei fori, dietro la lamiera non c'è nulla.
Come? I due sistemi, qual è? Allora, il più bello è quello. Il più facile è questo. È più rifinito perché questo è proprio a punta. La tinta qui scivola. Lì invece lo prende perché è solo stucco. Poi basta che gli si dà un tocco, salta la tinta dall'acciaio e cominciamo a vedere che va via il colore e si vede. Perciò a livello nel, ci fa, come tutte le cose, ci fa prendere i soldi subito e poi il problema c'è. Dire e rispondere a chi uno dovesse chiedere l'impasto e gli stucchi viene fatto a mano è corretto. È una delle procedure, anche perché generalmente, questo in maniera un po' scherzosa, uno una volta arrivata alla stuccatura ha finito la parte pesante del lavoro, per cui se si prende una pausa e si rilassa un attimo preparando un po' di stucco e stuccando, generalmente insomma viene contemplata come un'opportunità per rallentare un pochino. Tra virgolette, non dare resistenza meccanica al giunto occupa con la sua colla delle zone sulla superficie della carta che non vengono bagnate lo stucco. Passa un po' di stucco, lasciami un lembo pulito, passa un po' di stucco sopra. Vedete ragazzi, questo è quello che succede sotto la rete quando uno mette la rete sui giunti. Date un'occhiata, cioè uno pensa che così facendo ha legato le due parti di un giunto perché la rete è adesiva, la realtà è che ha provveduto a lasciare tutte zone dove lo stucco non è andato perché c'è la colla della... Per cui se questo fosse un giunto, in quelle zone là non c'è stato nemmeno l'opportunità per il gesso di legarsi alla carta. Per cui per assurdo è quasi come indicare la zona di rottura. Rompiti al movimento. Qua, esatto, rompete lungo la linea tratteggiata, è questo. È meglio montare bene, perché se uno monta bene non ha grosse preoccupazioni in funzione dei giunti, per cui a quel punto il giunto può stuccarlo così perché in qualche modo insomma la cosa è passabile perché è talmente usata, talmente diffusa che è diventata quasi, si è quasi regolarizzata per via della diffusione. Se però uno vuole fare qualche cosa che dice voglio fare il lavoro fatto bene dall'inizio alla fine, metto la carta, che è il materiale più compatibile col cartongesso, a quel punto hai fatto il lavoro perfetto. Esatto. Quando si fa, prima di cominciare la stuccatura, se ci sono dei spazi larghi, dei spessori, si ripristina la planarità della superficie. E cioè, se noi, io vado a mettere adesso, succederà che quando metto la carta su uno stucco fresco, vedo, mi deforma il nastro. Succede anche qui, se c'è una rottura della lastra, non dobbiamo andare a mettere lo stucco, il nastro direttamente. Prima si toglie la parte rotta, si ripristina la parte rotta. Aspettiamo che indurisce pure un po'. No. Allora può succedere che prendo un colpo qui, si fa questo lavoro, si toglie e si toglie il gesso rotto, perché se noi stucchiamo su questa è una pelle morta. E si ripristina, quando si è indurito, ecco. Si mette il nastro su. Quando si è indurito. Cosa faccio? Il nastro ad angolo, questo lo faccio io perché taglio a punta. Come farà a spigolare? Allora, qui per due motivi. Uno perché poi io andrò il nastro di qua, il nastro di là, non posso farlo piatto perché devo fare in modo che non ci sia la sovrapposizione. Ma anche se è una lastra, io lo faccio lo stesso perché arrivare allo squadro è una pelle morta. Stendo il letto di stucco come fate nei giunti. Ok, anche qui la stesura deve essere su tutta la superficie, perché se io a un certo punto faccio questo lavoro un po' esagerato, vedete, lì sopra mi si creerà la bolla d'aria. Allora io lo stucco deve essere steso bene su tutta la superficie. Poi prendo la mia carta e la inserisco
bene dentro, che con l'unghia io faccio perfettamente l'angolo. Ok? Poi prendo la mia spatola e vado a prendere. Questo era bello. Ma quando si lavora si comincia sempre con il giallo verticale, oppure si fanno gli altri? Io quello che faccio, mi conto quando 1, 2, 3, 4, 5, tutta l'altezza, e mi metto e mi preparo la carta e poi 4 li piego. Perciò quando sto lavorando non devo andare a prendere il rotolo, mi preparo la carta, che io devo prendere il nastro e metterlo, non prendere il nastro, metterlo e tagliarlo. Ok, una volta steso lo stucco, prendo idem la mia carta. Faccio sempre il sì. Allora, tagli insieme. L'esperienza. Via. Questi qui sono squadrato, spesso diciamo ti fa. Si deve sopra la gobbetta. Sopra la sì, diciamo non mi viene. Okay. Quindi anche negli angoli. Ma noi di. Cerchiamo di fregare il mestiere, così si ruba. Cerchiamo di. Sì, ma infatti il buono è che io magari tante cose mi sfuggono perché lo faccio in modo automatico. Però c'è un motivo per cui faccio una cosa. Non lo faccio così a caso.